La redazione del Valdostrano vi presenta Radio Web Il Valdostrano, informazione ed intrattenimento. Siamo Valdostrani perché i migliori sono strani. Valdostrano, non sei un Valdostrano perché è più strano e meno strano. La prospettiva è Valdostrana. Comunichiamo ciò che siamo e scommettiamo su ciò che facciamo. Benvenuti alla rubrica Valdostrano, piccola scena per un grande film. Il nostro amico Gabriele ci propone il film Le ali della libertà, tratto dall'omonimo racconto del grande Stephen King e filmato dal regista Frank Darabont. Un buongiorno amici ascoltatori, ciao Franco. Oggi vi descriverò questo dialogo fra un funzionario governativo e il carcerato Alice Boyd Redding. Prego, si sieda, Alice Boyd Redding. Lei è stato condannato all'ergastolo nel 1927. Dopo 40 anni si sente riabilitato? Riabilitato? Dunque, mi lasci pensare. A dire il vero, non so cosa significa questa parola. Beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire. Lo so cosa significa per lei, figliuolo, ma per me è solo una parola vuota, una parola inventata dai politici, in modo che un giovane come lei possa indossare questo vestito o la cravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto? Sì, certo. Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono un chiuso qui dentro o perché pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo come ero allora. Un giovane stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui, vorrei cercare di farlo ragionare, spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Questo ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che rimane e nessuno può farci niente. Riabilitato non significa un cazzo, quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliuolo, e non mi lasci perdere altro tempo, perché a dire la verità non me ne frega niente. Descrivici brevemente la sua trama. Si tratta di un film drammatico del 1994 interpretato da Tim Robbins e Morgan Freeman. Ambientato nel mese del 1947, racconta la storia di Andy Dufresne, Tim Robbins, impiegato come vice direttore di una banca a Portland e condannato a due ergastoli nella prigione di Shawshank, a causa dell'omicidio della moglie e di un campione di golf, suo amante, nel quale si proclama innocente. Andy, all'inizio, verrà continuamente vessato da un gruppo di carcerati che lo hanno preso di mira. Successivamente, esso, grazie alla sua enorme intelligenza, si occuperà di ampliare e riorganizzare la biblioteca. Nel frattempo, continua a scavare un tunnel nella sua cella grazie ad un piccolo martelletto datogli dal suo amico contrabbandiere in carcere chiamato Red. Inoltre, riuscirà a denunciare il direttore alle autorità che si era arricchito con i suoi sotterfugi e i suoi traffici loschi. Andy verrà apprezzato da tutti i suoi amici carcerati in cerca come lui di redenzione e riuscirà a farsi rispettare da tutti i secondini tranne che dal capo del penitenziario, che riceverà però una brutta sorpresa. Perché consiglieresti di vedere questo film? Cosa ti ha colpito di questo lungometraggio? Vi consiglio, amici ascoltatori, di vedere assolutamente questo film tratto da un racconto del mitico Stephen King. Questa storia, portata alla ribalta dal geniale Frank Darabont, vi porterà nel mondo delle carceri americane, in particolare nel penitenziario di Shawshank, dove ne vedrete di tutti i colori. Questo lungometraggio vi farà riflettere sul senso della vita e sulla ricerca della libertà da parte dell'essere umano. L'animo umano, infatti, non è fatto per stare in gabbia, ma deve volare libero in alto nel cielo, dopo ovviamente aver scontato la propria pena. Il film vi farà riflettere sulla diversità tra buoni e cattivi e sulla ricerca di redenzione da parte dei protagonisti,
Il male, infatti, scaturisce anche laddove non lo aspetti e ti fa capire che in questo mondo siamo tutti in cerca di emancipazione e che tutti hanno bisogno di amici e di sostegno da parte del prossimo. Grazie Gabriele, speriamo di essere stati utili, di avervi incuriosito e di avervi avvicinato al mondo di Stephen King. Vi ringrazio per la cortese attenzione, alla prossima amici ascoltatori, ciao! Vi ringrazio per la vostra attenzione, alla prossima volta, un saluto a tutti! Benvenuti alla rubrica I libri del Valdostrano! Oggi con noi c'è Franco, che ci parlerà del mitico Tess Wheeler. Franco, ci parli di questo libro? Sì, volentieri. Il personaggio di Tex è stato creato nel 1948 dalla penna di Giovanni Luigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galeppini, in arte Galep, pubblicato dall'editore Sergio Bonelli. Questa è la sua prima bibliografia letteraria di Mauro Boselli, la voce segreta di Tex, e che ha scritto anche per Mr. No, Riverville, Il Piccolo Ranger, Dylan Dog e Zago. Di cosa parla questo libro? In questo intenso racconto Tex svela le sue origini, le storie dei suoi pars, dell'incontro con il burbero Kit Carson, con il fiero navaio Tiger Jack e la nascita del figlio Kit dopo il matrimonio con Lilith, figlia del capo Freccia Rossa, e narra gli avvenimenti che nel lontano passato lo hanno a lungo bollato con il marchio del fuorilegge, di come, benché texano, abbia combattuto la guerra civile con il Nord e della lotta per la libertà del Messico a fianco dell'amico Montales. Tex si scontra con banditi, proprietari terrieri senza scrupoli, politicanti corrotti, militari ambiziosi, indiani in rivolta. È un difensore dei deboli e degli oppressi. È stato sempre fortemente antirazzista e amico dei Pelle Rossa. Per gli indiani Navajos è Aquila della Notte, saggio capo bianco e fratello di ogni uomo rosso. Per i bianchi è l'agente indiano della riserva Navajo, è un ranger dalla mira infallibile. Per i fuorilegge, che hanno la sventura di incrociare la sua Colt, è l'incubo peggiore. So che hai portato con te degli estratti. Ci leggete qualche passaggio, visto che sei in compagnia di Gabriele e Daniele? Passarono gli anni e il mio Kit cresceva sano e robusto, sempre pronto a gettarsi a capofitto nei guai, come ero io alla sua età. Per l'anziano Freccia Rossa, invece, si avvicinava la fine della pista e mi mandò a chiamare. «Mio figlio?» mormorò stringendomi la mano tra le sue. «Le forze ormai mi abbandonano, il grande spirito mi chiama a sé, però me ne vado sereno, sapendo che tu resterai a vegliare sulla nostra gente. Me lo devi solamente promettere.» Glielo promisi. Tex diventa capo bianco dei Navajos, con il nome indiano di Aquila della Notte. Quegli uomini e quelle donne mi acclamavano, ridendo e piangendo. Viva Aquila della Notte! Lui ci guiderà in pace e in guerra. Sotto la mia guida, i Navajos saranno in pace con i bianchi e con le altre nazioni del popolo rosso. Non tollererò che la mia gente sia maltrattata e offesa, ma cercherò sempre di ottenere che sia fatta giustizia. Grazie ragazzi per questi dialoghi. Ancora una domanda per te, Franco. Come hai scelto di portare questo libro? Ancora oggi, nel 2021, gli indiani d'America vivono nelle riserve, non sempre in condizioni ottimali. Per me, gli indiani d'America hanno sempre avuto un fascino particolare. Come ricordo da bambino, c'è una canzone che voglio condividere con voi. Conosco un cowboy. Grazie Franco per questo tuo commento e ti saluto, sono Aldo, ciao.
grazie a voi ragazzi, spero che questo brano di Tex Willer vi abbia interessato. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima puntata. Vi ringrazio tutti anche da parte mia e mi raccomando, continuate ad ascoltarci. Ciao, grazie. Un buongiorno agli amici radioascoltatori del Valdostrano. Siamo qui oggi con Roberta che ci parlerà di un fumetto. Roberta, di cosa ci parli oggi? Ciao Gabriele e buongiorno a tutti. Oggi vi parlo del mio fumetto che ho letto, del Tex Willer Il Linciaggio. Perché hai scelto proprio questo fumetto? Ho scelto questo fumetto perché mi piacciono le battaglie, in modo particolare quelle del West. Mi piacciono molto anche i film. Di che tipo di serie di fumetti si tratta? Tex è una catena di fumetti western incentrata sul personaggio di Tex Willer, inventato nel 1948 ed editato in Italia da Sergio Bonelli Editore. Ed è lunga come serie di fumetti? È la serie di fumetti italiana più duratura di sempre ed una delle più vendute. Addirittura nel 1985 ci fu una trasposizione cinematografica. Dove sono ambientate queste vicende? Le storie sono ambientate nel sud-ovest degli Stati Uniti. Parlaci un po' del personaggio di Tex, grazie. Tex ha circa 40 anni ed è un pistolero che parte come fuorilegge per diventare poi ranger del Texas in maniera più prima ufficiale e poi no. E inoltre capo supremo di tutte le tribù Navajos. E in questa storia di cosa si parla direttamente? Nel fumetto scelto da me la storia racconta di un nero che viene accusato ingiustamente di omicidio. Tex lo difenderà. Ed è appassionante come avventura? È una storia appassionante che si legge e che incuriosisce. Fa venire voglia di andare avanti nella lettura. Ti ringrazio per la tua disponibilità. Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Valdostrano. Alla prossima, ciao amici, grazie. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Grazie a voi. Un ringraziamento ai nostri ascoltatori. Continuate a seguirci nelle prossime puntate.